Ricordisti, ed eccoci nuovamente alla partenza. Posizionamento del monociclo, accensione del monociclo, posizionamento del piedozzi, angolazione verso sinistra e posizionamento dell'altro piedozzi. Partenza, siamo partiti. Opa, uscite dal box, perché noi consigliamo sempre il monociclo di tenerlo in box. Che cavolicchio lo tenete a fare in casa? Una pirlata. Saliamo e passiamo, incrociamo un'asciura che prende la posta, la 56, e per questo nostro secondo viaggettino vi porteremo al Parco Lambro. Che bravo il ferro che vi porta anche a vedere i parchetti di Milano, sempre solito problema di posizionamento del pedone urbano, che come potete vedere occupa il maggior spazio possibile senza alcun ritegno per il passaggio altrui. Eccoli qua, ah, che bella dieta, e il ferro va. Andiamo, ci appropinquiamo alla metro. Ovviamente è sempre un attimo se non c'è la discesa. Alcune fermate a Milano hanno queste discese per i disabili che sono veramente simpatiche. Bisogna fermarsi, tirare su il monocicletto, che è una valigetta di 9 kg, e farsi le scalette. Poi dopo arrivate giù, se il tratto è lungo, che vi distanzia dalla metro, voi altro non fate che rimettere il monociclo giù e utilizzare il monociclo al posto di camminare come i Burundi. Attenzione, altro problema. Attenzione! Eccolo qua. Ogni tanto le persone pensano che... cioè, tu c'è un cazzo da fare, del cellulare, piazzi la macchina in mezzo alla strada occupando due corsie ed è normale. Cioè, il pedone che critica l'automobilista, nella realtà, nei suoi comportamenti, è ben peggio di un automobilista. Cioè, ci sarebbe da spaventarsi, opsa, nel momento in cui questo pedone utilizzasse la macchina. Eccoci, nuovo slalom, incrocio contromano, tensione alla vegetta, che è pericolosa, se mai duola va. Possibilità di uscita di pedoni enorme. Adesso attendiamo di avere la strada libera per scaricare la massima potenza del monociclo. È proprio massima, magari no, però saliamo ed eccoci. Ciao, come stai? Opla! Adesso facciamo una stradini nuovi, che è abbastanza simpatica ungarina, e vi portiamo direttamente al parchetto Lambro. In questo caso, per il tragitto che devo fare, il Parco Lambro è molto comodo, perché mi consente di evitare il 50% di strada. E con il monociclo veramente 10 km orari di media, ma anche di più, ma ci si impiega molto meno che andare in bicicletta, e soprattutto non devi pedalare. Più hai le mani libere, una manina è qua e l'altra manina sta reggendo il telefonino, perché il tutto lo faccio reggendo il telefonino. Ovviamente non guardo, cazzo, sta guardando il telefonino, buca con acqua. Vi ricordate il film con Tognazzi? Ecco, l'attenzione, passaggio a destra, wow, e via il monociclo che bippa, ripresa i piedini. Guarda come vado con i piedini, guarda. Tentativo di assalto della vecchiaccia che mentre camminava si è spostata a destra. Eccoci con gli operatori dell'AMSA. Salve ragazzi! E noi continuiamo ad andare per quello di Milano, dove andiamo il verde in Duolè. Vabbè, se fermo un po' chi. Eccomi qua, di nuovo fermo, visto che ieri non ve l'ho fatto vedere. Questi sono i piedini
E questa è la manina che è appoggiata, pippo pippo, perché se non appoggio la manina col cazzo che posso stare in piedi. Passaggio veloce, c'era semaforo rotto, quindi non sappiamo se siamo passati con il verde o se siamo passati con il rosso, resterà per sempre un mistero. Dopo questo viaggettino sui marciapiedi di Milano, zona Cimiano, eccoci che, notate, questa è Milano, cioè te parcheggi la macchina, ti dimentichi qualcosa, la mattina dopo arrivi e c'hai il vetro rotto. Eccoli lì. La Peppa che si bippa stamattina, ragazzi, aggressivi, aggressivo il fero, sempre 20 all'ora manetta stamattina. Abbiamo un micio che attraversa la strada, ogni 2x3 ne seccano uno, peggio che i vicentini, e non si trova più, quindi ha cominciato a bagnarsene anche a Milano. Comunque arriviamo, vi diamo due cognizioni tecniche di guida sul monociclo, fondamentale quando il terreno ha delle aspettative come queste, scendere e salire dei marciapiedi. Tenere leggermente le ginocchia flesse. Tenendo leggermente le ginocchia flesse, opla, cosa succede? Avete molto più controllo e questo vi permette di stringere il telaio del monociclo, che altro non è che la sua struttura, con la parte interna di tibia e peroné. Questo vi aiuta molto sul controllo. Nella realtà, quando andate normalmente, addirittura con la parte interna della gamba, non la toccate neanche la struttura del monociclo. Non ha senso. Siete appoggiati come se stesse camminando, ovviamente sempre con un appoggio costante, 50% a destra, 50% a sinistra, e andate. Siamo entrati nel parco. Stiamo andando, a sinistra ci sono i pedoni, le stelle, non li vedete, atleti jogginghisti vestiti di giallo che giocano, perché qua a Milano in pausa pranzo, anziché mangiare, la gente prende la barretta energetica, si cambia e si fa la sua oretta di jogging per mantenersi in forma. A proposito, non ve l'avevo detto, ma il monociclo è anche una funzione stando in piedi. Chiaramente i vostri muscoli lavorano, che è ben diverso dallo stare seduti. Questo aiuta i muscoli delle gambe, soprattutto per esperienza personale, definisco gli addominali e i muscoli dorsali inferiori, i dorsali bassi, a mantenere tonicità. Quindi non pensate di andare con il monociclo senza fare allenamento fisico. Certo, allenamento non è un allenamento di sforzo, non avete un incremento della massa muscolare, però sicuramente andrete a tonificare i glutei, i quadricipiti femorali, gli addominali bassi, gli addominali centrali e soprattutto i dorsali bassi, che sinceramente non è male. Nel mio caso, somigliando più al botticello che all'altro, è chiaro che il discorso degli addominali è molto interessante. Vedete, per esempio, in queste sconnessioni faccio vedere le mie ginocchiette, op, va che buchina che ci abbiamo adesso, op, op, altra buchina, op, op, e via tranquillo. Praticamente le vostre gambe devono essere le sospensioni del monociclo, non essendo il mezzo sprovvisto di sospensioni se non altro per limitarne il peso. Adesso andiamo e ci buttiamo a un passaggio fuori strada. Qui secondo me vado per terra, ma il buon Fero ve l'ha promesso, non molla mai, quindi ci buttiamo fuori strada. La problematica qual è? Che la terra è bagnata, essendo bagnata la terra lo scarligon è più che normale. Aumentiamo la velocità perché c'è la salita, hopla, salita, e adesso terra bagnata, prato bagnato, mamma mia che casino, teniamo duro, vai piedini, vai, magico fero, vai, non mollare, opa, lo scarligone, c'era lo scarligone, l'abbiamo tenuto duro, adesso c'è un po' di foglietta. Guarda, opla, finalmente riprendiamo l'asfalto,
abbiamo scurtato, adesso il monociclo può riprendere la sua azione. Madonna, quando si fanno queste cose dovete calcolare una cosa: nella terra praticamente la ruota del monociclo è una, e sopra il suo bel quintalone rappresentato dal vostro fiero, quello quintalone sta un po' vera rotellina, in terra scava, quindi fa fatica ad avanzare. Quindi il motore, la potenza del motore diventa molto importante. Cosa vuol dire ciò? Che per andare avanti anche lentamente dovrete inclinarvi, quindi flettere molto le gambe come se stesse sciando, e dare al software, alla CDI del monociclo, l'input di dare la massima potenza disponibile del motore alla ruota, anche se questo non comporterà un raggiungimento di una velocità di 20 km all'ora, ma tutto al più andrete a 5. Sulla terra è molto facile cadere, sulla terra bagnata, ma fate conto che stiamo parlando di terra bagnata, dove con una bicicletta normale non fareste un metro, e anche camminando solitamente uno scivolone è anche possibile. Questo comunque per dimostrarvi che il monociclo se ne va tranquillamente anche, diciamo, negli sterratini fuori strada, vacche ondulazioni che ci sono, vacchi che roba. Bestia, magico fero. E abbiamo finito il nostro parco Lambre in un attimo. Fate conto che a fare questo percorso impiegherei in macchina una volta al mezzo del tempo, cioè se con il monociclo abbiamo impiegato 12 minuti, in macchina da dove siamo partiti a qua ne avremmo impiegati almeno 16, sempre che non vi sia traffico. Il costo è quantificabile in 3 euro di gasolio, perché poi semafori non semafori, comunque fate conto 2-3 euro di gasolio. Il costo di usare il monociclo ovviamente sarà un centesimo di euro di ricarica, forse. Alla fine avremmo fatto come sempre i nostri 4 chilometrini e assolutamente nulla di più. Adesso siamo fermi, aspettiamo che passino le macchine. Questa è la battagliera, la macchina non passa e noi andiamo. Arrivano 55, vedete anche 55 in cascina coppa, e noi col nostro monociclo andiamo e siamo arrivati alle scuole elementari di via Felt e al ristorante giapponese che c'è all'entrata. Signori, dal vostro fiero, ricordandovi ancora una volta che il monociclo ha il giroscopio, per cui il bilanciamento davanti e dietro lo fa lui, voi non dovete fare assolutamente niente. Come vi angolate un attimo in avanti, lui aumenta la velocità per tirarvi centrali, per ribilanciare. Come vi buttate indietro, lui ovviamente frena e vi ritrovate centrali un'altra volta. Una cosa a cui dovete pensare è l'equilibrio di andare a sinistra, di stare a sinistra o a destra. Nulla di più e nulla di meno dell'andare in bicicletta, anzi, se devo essere sincero, io forse sarò un po' rincoglionito, in modo ci vado bene. Salve signora, ma in bicicletta ho molto più difficoltà che sul monociclo. Adesso siamo arrivati, tac, citofoniamo e scendiamo dal nostro monociclo. Guarda chi, tantan, hop. Signori dal fiero, un'altra azione, buona giornata.